spiacevole episodio si sarebbe verificato nella notte a Pompei, in provincia di Napoli, per la povera Sara Lopez, la trans più famosa probabilmente di TikTok qui in Italia. Infatti, pensate che sarebbe stata ferita con una pistola a pallini di gomma. Sarebbe stata la stessa Sara a denunciare il tutto attraverso i social in cui ella è iscritta. Mi ricordo che ha un sacco di followers, soprattutto su TikTok, e ha raccontato proprio che è stata colpita da questi pallini di gomma andando a riportare delle lesioni piuttosto palesi, piuttosto evidenti, azzardo a dire. Sara quindi è stata vittima, ripeto, di questa situazione. Degli adolescenti, dei ragazzi in pratica, le avrebbero sparato addosso delle palline di gomma che ovviamente hanno avuto, diciamo così, un esito non tragico per fortuna, però non buono, non positivo nel suo corpo. Va bene, quindi diciamo che ha riportato delle, chiamiamole, azzardo a dire, lesioni. Va bene. Questo dunque sarebbe quanto. Questo video di oggi termina qua. Sia ben chiaro, questo video non vuole ledere la privacy di Sara Lopez, scusatemi, a cui mando una più sentita vicinanza. Ma questo video serve per far capire a tutti quelli che l'hanno aggredita che secondo me si dovrebbero fare un esame di coscienza e soprattutto evitare di fare ancora gesti come questo. Da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate. PS, questo video non vuole neanche ledere ovviamente la sua privacy, ma è solo informare e basta. Grazie.